Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Castle Miner Z. Qui con me c'è Alvis. Perché lo dici sempre irritato? No, no, non mi interessa, hai sbagliato e ora ripetiamo questa scena. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Castle Miner Z. Qui con me c'è Alvis. Sei uno stronzo. Due volte. Allora ragazzi, dobbiamo raccontarvi alcune cose, visto che comunque questo è l'episodio 2. Mentre siamo entrati nel server, siamo entrati, all'improvviso ci siamo trovati dei mostri davanti, senza sapere come, e siamo morti. E giustamente abbiamo perso quasi tutto, cioè le uniche cose che ho sono queste. Abbiamo perso tutto. Quindi dobbiamo rifare quasi tutto da capo, da come avete visto. Vabbè, in poche parole, i mostri sono bastardi e noi siamo coglioni. A parte anche questo, noi siamo coglioni, abbastanza coglioni. Il problema che ora, cioè, vedremo le stesse cose, credo. Anzi no, ma facciamo una bella cosa intelligente. Prendiamo un attimo subito la legna. Ok, sta qui. E ce l'andiamo. Sto gioco di merda, no? Mi va a 30 fps. Cioè, manco Minecraft mi va così. Cioè, sti giochi così fanno cagare un po', che gli fps muoiono. Cioè, muoiono proprio. Cioè, non so, io tutti i videogiochi, anche quelli più pesanti, 60. No, questo è Minecraft 2030. L'ottimità. E vabbè, vaffanculo. Che cazzo è successo? No, comunque sto raccogliendo. L'ottimizzazione di merda, insomma. Comunque cambiamo zona, non mi piace qua, moriamo di nuovo. Non stiamo vicino a questo faro di merda. Secondo me è pericoloso. Dove sei tu? Avanti, sì, così c'è. Mi senti? Sto gioco di merda, no, ma a tratti, non lo so se. Perché quando registro, ma prima non me lo faceva sta cosa. Cioè, da quando sto registrando me lo fa. Credo che comunque Camtasia sia abbastanza pesante. Mi abbassa parecchio gli FPS, sento molto. Vabbè, è ucciso. L'importante è questo. Ma da quanti mostri? Stanno uscendo. Mamma mia, corri. Ho trovato una grotta, buttiamoci. Minchia l'ansia. C'è il rame. C'è il carbone. Ci sono i mostri. Alvis, dove cazzo sei? Oddio! Alvis, dove sei? C'è qualcosa dietro di me. Cosa? Cioè, spiegami un attimo cosa stai facendo. Mentre io. Mamma! Fanculo, stronzo. L'ansia, perché non avevo la pistola in mano. Riesco a prendere il rame. Sono cagato sotto abbastanza. Credimi, mi sono cagato sotto. Ah, mi sono dimenticato di calcolare il tempo di registrazione. Facciamo che siamo. Aspettate un attimo. Facciamo che siamo a 3 minuti. Dobbiamo registrare altri 10 minuti. Che bello. Ah, la gente non gli interessa perché sei qui. A me interessa perché devo comunque basarmi con il tempo. Comunque sto prendendo ferro. Ah, parlando anche di questo, del tempo, credo che questo gioco comunque non ha bisogno di molti tagli, visto. Oh cazzo, ho finito il piccone. C'è il drago. Non mi interessa. Per il momento mi interessa. Dobbiamo far vedere a questi cari telespettatori. Oh cazzo, come... è buio. Dove cazzo sei? Dove è il buco? Non fare il coglione, non è il momento di scherzare. Indietro. Ok, ho chiuso. L'ansia. Ho chiuso il buco. Allora. Ti giuro, questo gioco mette ansia in modo assurdo. Prima di andare lì, secondo me ci conviene prendere un po' di materiale. Madò, sto gioco di merda. Ho rimasto aperto qui. Bene. Proprio intelligente. Ah no, mi sbaglio tasto. Ok, non dovrebbero entrare mostri da quel buchino. Speriamo. Sto prendendo a pugni un. Tu ti diverti, di tanto ti piace fare queste cose. La cosa importante comunque è prendere sta merda. Comunque dicevo, in questa serie probabilmente non ci saranno tagli. Perché comunque è un videogioco che è molto attivo, cioè c'è molta azione. Va vissuto. E comunque è un gioco di sopravvivenza, non credo che ci siano, cioè, bisogno di tagli. Non lo so. Vedremo come verranno comunque le scene. Minchia!
sto scelendo di me. Ho ucciso. Vado all'ansia. Ti mettono l'ansia assurda. Interessante. Comunque per adesso dobbiamo dobbiamo prendere i materiali all'inizio, come prima, perché abbiamo perso tutte le cose, quindi... Prendi questo blocco di ferro qua, dico mi. Aspetta, c'è Mr. Bin che sta venendo qui. Non mi ha spawnato niente. Ma dove dice? Vedi, è pieno di buchi qui. Vieni qua. Il cazzo, vieni qui. Siamo in pericolo qui. Prendi questo. Vieni qua. Perché non ce la fai? No, non c'è più. E fatelo. Scusa, che ci vuole? Non ho niente per il fare. Legno, devi fare. Devi lavorare prima il legno e poi lo fai. Mi dai il blocco. Madonna, quanti ne sono? E che è oggi? Il blocco di cosa? Come te li do? Cosa di ferro? Il blocco di ferro. Che cosa. Ho fiero, vale. Stronzo. Sì, vabbè, possiamo cambiare zona. Qui siamo un po' pericolosi. No. Se ci buttiamo in una grotta. Senti, ho appena chiesto se ci buttiamo in qualche grotta. Ah! Che cazzo è? Che cazzo? Oh minchia. Sto faccia di merda non muore. Allora, possiamo scendere giù da qualche parte, please. Ho trovato un buco, vieni. Buttiamoci qua dentro. È entrato un cinese. Tu idiota non hai messo la password, quindi ora entreranno le persone. Ovviamente. Se vedi. Giocando con. Se vedi. Credo che puoi anche cliccarlo. Non dà fastidio. I nostri gameplay. Ah, io non andò. Potrebbe dare fastidio alla nostra serie. Vabbè, è uscito. Vedi, quello è tutto che io dico, esci. Ah, ok, perfetto. Oh mio Dio, sotto c'è l'inferno. Perfetto. C'è l'inferno. Oddio mio. Per chi non lo sa. Quindi, per chi non conosce l'inferno, eccolo, ragazzi. Qui c'è, ci sono molti. Dove andrete tutti voi? Perché? Comunque, ci conviene fermarci qui, lo sai, vedo che è abbastanza grande la grotta. Possiamo sopravvivere qua sotto. Il problema sarà un po' il legno, che non abbiamo molto. Sperando che alcuni mostri comunque ce lo spawnino. Ce lo spawnano quando li uccidiamo. Più che altro lo droppano, credo. Non so. Dobbiamo trovare il diamante. Per adesso inizia a prendere ferro. Che è più importante. Alla ricerca di diamante. Guarda, sto piccone 100 anni per rompere. Mi serve il piccone di ferro. E scendo giù. Dai. Ma ce l'hai tu il ferro? Perché spawn. Mi serve. Dovrei fare un piccone. Dove ti sei buttato voi? Io non mi sono fatto niente. Allora, raccogliamo un attimo i materiali. Cerchiamo di prepararci almeno per questa battaglia, piccola battaglia. Mi dispiace più che altro che siamo morti e abbiamo perso veramente tutto. Morto. Date una medaglia a sto tizio. Non c'avevi niente addosso perché non mi ha dato niente. Tanti giorni, tantissima roba. Ah, non hai perso nulla? No. Cerca di raggiungermi comunque, appena puoi. Ti conviene, perché sennò muori là fuori. Dai che mi sento solo. Ah, già stai qua. Che cazzo ci fa questo qui? Ciao Mattia. Salve. Qui. Salve. Che dici? No, mi sa antipatico. No, mi sa antipatico. Anche se gli diciamo che siamo su YouTube. No, mi sa antipatico. Scegli il giocatore. Vabbè, gliel'ho detto. Ma sei uno stronzo. No, è uscito. È stato espulso dall'host. Ma guarda sotto che sta scritto il giocatore. Non male, l'hai espulso, idiota. No, è uscito. Ragazzi, mi sono spontaneo. Mettete il piace a questo video, semplicemente per chi non vuole più Albis in questa serie. Cliccate tutti mi piace e cacciamo questo tizio. Questo tizio, nessuno guarda questo video perché io non faccio vedere. Devo lasciare questa persona crudele e cattiva con gli esseri umani.
Minchia, ma smetti di scavare. Sono cattivo. Tu sei un uomo di merda, questo sei. Comunque, ragazzi. Grazie. Visto che siamo anche quasi alla fine di questo bel gameplay, credo. Sì, quasi alla fine. Dice oro. Come vedete, abbiamo trovato l'inferno. Che cazzo è? Come vedete, Alvin è culato. Ma perdonami, Gesù. Mi ha fatto caca sotto. Pensavo che stava. Dove stai scavando, tu pensavo che fosse uno scheletro. Ma mi sono girato e me lo sono trovato vicino. Però ho fatto poco la cacca sotto. Non mi sono cagato proprio sotto. Ho trovato oro. Grazie a questo gioco. Io. Va bene, ripeto un attimo quello che stavo dicendo. Come avete visto, abbiamo trovato l'inferno e abbiamo trovato una buona grotta con diversi materiali che possono servirci per questa bella avventura. Però, come avete visto, siamo arrivati quasi alla fine di questo gameplay. Dobbiamo fermarci più che altro. E mi dispiace, ripeto, mi dispiace che abbiamo perso tutto così. E dobbiamo, cioè, in un certo senso abbiamo ripetuto la stessa cosa del primo episodio. Mi dispiace davvero tanto. Però che possiamo farci? Cioè, sta cosa non si rompe mai, ci vuole il piccone di ferro. Ok, dobbiamo fare. Ce l'hai fregato. Va bene, dai. Per adesso ci fermiamo qui. E ci vediamo nel prossimo episodio. Forse nel prossimo cercheremo anche di andare giù all'inferno, cioè ci proveremo. Oppure cercheremo un attimo i diamanti perché ci servono materiali, credo, per scendere lì giù. Poi in questa serie cercheremo comunque di andare in diversi biomi e vedere, prendere più materiali possibili e creare cose nuove, sperando che ci riusciamo. Va bene, dai. Mentre tu parti, il grande scavatore Alvis trova oro. L'ho trovato oro, non riesco a prendere perché non c'è il piccone buono. Io ce l'ho quello di te. Va bene, ragazzi, allora ci vediamo nel prossimo episodio. Mentre uccido questo scheletro, guardate. Sono due, cavolo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi.